Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un deck, diciamo così, molto pesante. Clash Royale in questi mesi ragazzi sta volando decisamente fly down, veramente basso, ma noi sinceramente non ce ne può fregare assolutamente niente, perché sì, noi siamo quelli là che si infognano sul gioco e nonostante il gioco meno cagato del momento continuiamo a giocarci per poi fare letteralmente il culos a chi tornerà un domani ma non ci avrà giocato da anni. Quindi se siete come me ragazzi e la pensate così, mi raccomando, con il lecchino di supporto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina. E questo secondo me è proprio il deck giusto, molto forte, attenzione, primo in Italia utilizza questo deck attualmente, ma allo stesso tempo molto troll per l'appunto, per chi non gioca da tanto tempo a Clash Royale, li presentate un deck del genere contro, ragazzi, le bestemmie sono assicurate. Sto parlando signori del 4.4 con il Cavaliere Evo, i tre mosche Schettieri, Monk, Casper, Barbari Scelti, Spirito della Cura, Barile Barbarico e ovviamente Estrattore di Elisir. Questo deck ragazzi è incommentabile, per me può sparire in questo esatto momento da Clash Royale, perché le bestemmie, se me lo trovo contro è sicuro ci vado a perdere, sono assicurate. Ragazzi, tre moschettieri assurdi, Barbari Scelti con lo Spiritello della Cura assurdi, abilities del Monk assurda, abilities che poi è l'evoluzione del Cavaliere assurda e infermabile. Raga, veramente, andiamola a provare insieme perché sono sicuro che qua pem voleranno un casino di provocazioni oggi. E che fai, non si va a provare il deck subito, rapido, incredibile contro Infinity? E mo ti faccio vedere io l'Infinity di bestemmie che te faccio tirare, fratelli. Guarda, me devi solamente attendere. Andiamo il Barile Barbarico di qua. Buono, ci fa ciclare una carta abbastanza easy, ma facciamo un Barbaro e due Barbari Scelti ragazzi con uno Spiritello della Cura, via che questo c'ha. Vabbè, abbiamo ciclato un po' di carte, dai, non è successo niente. In tutto ciò le Estratture, ultima carta ovviamente signori, va bene. Allora io direi di ripartire dietro, sì sorseggia quello che ti pare, fra, io direi di ripartire dietro con questa robetta qua. Ok, direi di andare a piazzare subito le Estratture perché lui la razzo ce l'ha tirata, quindi va bene. Ci teniamo 5 di Elisir per andare con ovviamente il Barile Barbac, il Barile della Burk, della Curcum. Ok, andiamo con il Monk di qua, andiamo con il Barile Barbarico di qua. Ne ho missato uno ragazzi, non ci posso credere, non ci voglio credere più che altro. Estrattore in questo momento non ci sta dando una grandissima mano, questo è ovvio. Perfetto, ci prendiamo la hit di quella pirotecnica ragazzi, perché 4.4 di Elisir si sentono belli pesantucci siamo. Allora, Estrattore sta facendo il suo lavorino, perfetto. Lui ha la razzo a disposizione, gliela facciamo tirare sta razzo, perché sì ragazzi, andiamo con il Barile Barbarico, ma ha fregato di nuovo il tipo. Ok, la razzo me l'ha tirata, mi dovrebbe dare una quantità di Elisir bella superga. Ok, andiamo a fare di questo, perfetto. Guardalo, bravo il fischiettone, è stato veramente bravo lì qua. Va bene fra, nel chill zio, non ti preoccupare, nel chill si fa tutto. Andiamo a fare di questo, ovviamente siamo in overtime, perfect dude. Ok, andiamo a fare di questo con il Cavaliere Evo, bello fresco, bello Shandoman, bello pulito. Andiamo con il Monk, perfetto, bello fresco, bello Shandoman, bello pulito. Ok, si va con la Abilities. Ok, buona l'Abilities in tutto ciò, nulla di sostanziale, un Barbarino è arrivato sotto torre senza troppi magheggi e problemi, va bene. Andiamo con un Estrattorino che secondo me ci sta abbastanza succulento, abbastanza bello. Ok, è andato a fare di questo lui, bravo. Vai con i tre moschettieri così, lanciati proprio come se non ci fosse un Sensodent. Perfetto. Guarda fra, ti devasto tutta la life, fra. Ti devasto tutta la life di divina proprio. Te la devasto tutta, tacci tua. Ok. Spiritello del fuoco che comunque sia mi fa danni a torre, 39 HP, non ci sto a credere, non abbiamo spell in questo deck.
What's Incredible Boys, ma lo dici così che non ci abbiamo spell in questo deck? E me sa che mo lo dice così che non ci abbiamo spell in questo deck. Non ci credo, fratellino, non ci sto a credere, non farmi BMare, non mi far bestemmiare, ti prego. Guarda che mi fai bestemmiare di brutto, mi fai bestemmiare di brutto, ok. Penso che abbia bestemmiato lui. Comunque, regà, non è per qualcosa, la mia sfiga non è uguale, eh. Manco con l'abilities del monk gli stavo a buttare giù torre, eh. Madonna santissima, madonna. Allora, Casper dal fondo, estrattore seconda carta, quindi ottimo. GG. Andiamo con l'estrattore subito, ci prendiamo la hit della pirotecnica. Is not a really problem. Ok. Si potrebbe difendere con i barbari scelti, ragazzi. Lui ha attivato l'abilities, non capisco il perché, eh. Però Orco 2. Oh, curalo, bravo. Scusate l'attimo di silenzio, ragazzi, ma stavo a pensare. Potremmo suscitare un'ottima ripartenza, ragazzi, e io ve lo dico che potremmo suscitare veramente una ripartenza bella strong, ragazzi. Sto a buttare una cifra di Elisir, non chiedetemi il perché, ragazzi, non fate domande che non meriterebbero risposte. Già conoscete quest'arte, credo. A fare di questo, perfetto. Ci facciamo pure un po' tutte le cose. Perfettissimo così. Estrattore mi dovrebbe dare un'antichietta, proprio un'antichiettina di Elisir freschissima. Andiamo a fare di questo. Lui dovrebbe attivare l'abilities. Dai che l'attivi l'abilities, fra. Cioè, l'unico momento in cui dovevi attivare l'abilities non l'hai attivata. Ma sei stata stupida. Mi facevi pure lo spiritellino della cura e ti abitavi un casino di danni sotto torre. Sei stato un po' fessacchiotto, fra. Va bene. Allora io a questo gli vorrei buttare giù tutto con i tre moschettieri. Che dite, ce la facciamo? Proviamo. Andiamo contro Mad. Cioè, si chiama Mad Max. Maron. Allora, con molta calma, ripartirei con un monk dal fondo, tantissimo, cercando di non buttare l'Isir. Se lui mi pusha con il bombolino alla crema, sai che è stato un po' bravo lui, eh. Andiamo a fare questo con i tre musketeers. Ok, bellissimo, fantastico. Andiamo a fare questo, che ci sta una cifra. Ci sta un cifrone, ci sta. Vai, fatemi fuori un po' tutte le robe. Non ci credo, bravo lui qua bravissimo, lui qua veramente bravo. Gli abbiamo fatto dei danni che non stanno né in cielo né in terra, raga. Però si è difeso, minchia se si è difeso, bravo. Attenzione che ha utilizzato la roba che forse lui non voleva nemmeno utilizzare. Quindi andiamo a fare di questo tantissimo. Ok. Monk, ti prego non farmi buttare giù torre, ti prego. Andiamo con i tre musketeers, perfetto. Guarda la zappigna, vai con l'abilities, ok. Vai con Casper, ok. Vai con lo spiritello della cura, ok. Ci dovrebbe ciclare la zap tantissimo, ragazzi, ancora bestemmie, raga, da TV Royale. Che basta essere così cattivo. Andiamoci a giocare una partita come si deve, non facendo errori. Ovviamente qualcosina l'ho fatta apposta nella partita di prima, raga. Quindi state tranquilli, determinati errori non è che arrivano da nulla, eh. Però ci tenevo tantissimo a provocare le persone, ma non mi stanno reagendo. Sono tutti abbastanza calmi oggi su Clash Royale. Va bene, fra, ci può stare. Non tutti hanno piacere a bestemmiare, meglio sicuramente. Tempo perso, ragazzi, bestemmiare su questo gioco, quindi. Comunque, qua già la roba ticchissima l'abbiamo fatta, ragazzi, perché qua, cioè, guardate che roba che abbiamo combinato. Mamma mia, gli abbiamo fatto fuori tutto. No, non mi prendo nessun tipo di danno a parte dal cucciolo di drago e direi di ripartire con l'estrattore di Elisir contro Strat, che non fa parte di nessun clan, va bene. Con molta calma ci andiamo a rifocillare di Elisir, con molta calma cerchiamo di creare un push joy glorioso, ragazzi. Si potrebbe decidere di partire con i moschettieri dal fondo, eh. Non sarebbe male, però secondo me se si va con un cavaliere qua così bello promiscuo, secondo me ci sta. Andiamo con i tre moschettieri.
Sempre promiscui, ragazzi, sempre molto molto decisi, sempre molto molto Shandoman. Ok, tutto abbastanza andato per come doveva andare. Perfetto, estrattore di elisir sta a fare un ottimo lavoro. Ottima la veleno da parte sua, niente da ridire, ragazzi, veramente fantastica. Di là un moschettiere ci è arrivato, quindi GG. Quel bombarolo lì non dovrebbe essere un problema. Andiamo a fare di questo, pushiamo con parecchia roba. Perfetto, bravo lui in questo caso con la gang centrale. Crepa l'estrattore, ne piazziamo un altro. Ok, via. Perfetto, timing perfetto per piazzare l'estrattore. Non abbiamo sprecato nemmeno quell'antichietta di elisir, ragazzi, che è abbastanza fenomenale. Allora, andiamocene con un monco di qua, raga. Perfetto. Sicuramente già più gustoso, ecco. Andiamo a fare di questo. Ok, andiamo a fare di questo. Ok, andiamo con i tre musketeers di qua, che secondo me ci stanno a pennello, ragazzi. Che fai? Non ci attivi l'abilities, ce la devi attivare per forza l'abilities, fra. Andiamo a fare di questo, andiamo a fare di questo. Bellissimo il bombarolo suo di là. Ok, va bene, andiamo a fare di questo. Ha tirato la gang, quindi si può procedere tantissimo a pushare in maniera cattivissima. E signori, quando si gioca serio sto deck veramente si nuta, non è che non si nuta, raga. Lui è stato molto bravo con quella witch, ragazzi, che è riuscito a tankare un bel po' di roba. Quindi GG a lui. Andiamo con questa robettina qua, così gli facciamo tirare la veleno tantissimo, ragazzi. Perfetto. Ok, dai, tirami quella veleno, fra, perché sennò ti è un problema bello grosso, eh. Ti sta per arrivare di là un problema bello grosso. Ok, lui ha deciso di non cagarsi di quel problema gigantesco. Va bene, fra, che ti devo dire? GG. Ottimo deck, raga. Signori, ci siamo fatti due partite veramente assai provocatorie e anche assai fortunate, perché ho rischiato grosso, però tutti abbastanza calmi su Clash Royale. Terza partita sicuramente più particolare, più chiusa, più focus, e abbiamo notato insieme che veramente in fase difensiva, soprattutto se non ci buttano giù gli estrattori, non passano nemmeno con un gigante e con una witch, ragazzi. Se vi è piaciuto il deck di oggi, come sempre un bel lecchino di supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina, e fatemi sapere sotto nei commenti come sta andando il vostro push in ladder. Non vi preoccupate che in questi giorni arriverà un video dedicato, tengo tutto nascosto, quindi rimanete connessi. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Echo.